Volevo esprimere vicinanza a chi in questi giorni ha perso un proprio familiare in quella che si è manifestata come la tempesta perfetta. Anche la mia regione, la Liguria, ha pagato un duro prezzo e sta piangendo la sua vittima. A ciò si aggiunge un intero comparto, letteralmente in ginocchio. Proprio quel mare che porta lavoro e turismo in questi giorni ha letteralmente spazzato via tutto. Oggi non esistono più spiagge, non esistono più stabilimenti balneari e la stagione turistica è dietro all'angolo. Come dietro all'angolo c'è la direttiva Bolkestein. All'indomani del disastro il comparto balneare si è trovato in una situazione doppiamente sfavorevole, non soltanto danni ingenti a cui fare fronte, ma anche una situazione di diffusa incertezza per il futuro delle concessioni che mette gli imprenditori di fronte ad un bivio: investire sulla ricostruzione della propria attività con la paura che nel 2020 l'asse della Bolkestein cali su di loro oppure abbandonare tutto. A fronte di questa situazione e tenendo presente l'impegno di questa maggioranza e del governo a tutelare il comparto dalle folli conseguenze della direttiva sconfessata addirittura da chi l'ha scritta, sono sicura che il Parlamento e il governo sapranno operare per assicurare gli operatori affinché il timore della Bolkestein non diventi parte integrante del rischio d'impresa e sostenere le attività attraverso agevolazioni fiscali. Grazie. Grazie.